Alice Clarini, magrissima, atletica, dolcissima, simpatica, uno sguardo che ammalia. Ma in questo album c'è un percorso, diciamo, di individuazione, come si può vedere dalla copertina, che è di Matteo Giuntini, un artista molto bravo livornese, un mio amico. Che si vede che proprio c'è questo uccellino che esce da questa gabbia, che appunto ha la forma di una testa umana, che sta un po' a rappresentare l'uscita da alcuni schemi mentali che tendono a soffocare l'individuo, no? In un certo senso, quindi una liberazione, per questo l'ho chiamato fuori, comunque uscire da un guscio, uscire dalla mia stanza dove scrivo le mie canzoni e portarle fuori, uscire anche da una relazione sentimentale ormai finita e non più funzionale, un sacco, insomma, un'uscita. Il cuore e la fiamma sulla copertina cosa rappresentano? Rappresentano quello che ho dentro e quello che ogni essere umano ha dentro, la passione e l'amore, quello che serve per uscire dalla gabbia. La scrittura e l'arrangiamento di questo album sono durati un anno, ci abbiamo messo parecchio. Però la registrazione in sé è durata pochissimo, 10 giorni, quindi siamo stati molto veloci, ma perché c'è stato un lavoro prima fatto molto bene, con una preparazione molto scrupolosa. Io sono una perfezionista, quindi volevo arrivare con tutto già in regola. Il missaggio sempre è stato fatto al Village Recording Studio e la masterizzazione, il mastering, è stato fatto da Beat Bazaar, da Massimiliano Nevi. Alle tastiere e alla fisarmonica Edoardo Petretti, alla chitarra ha suonato il ba, chitarra elettrica ed acustica, alla batteria Filippo Schininà, al basso e contrabbasso Toto Giornelli e chi altro ci manca? Al violoncello Fabrizia Pandimiglio e alla tromba e flicorno Francesco Fratini. Un bel team di musicisti. Una cosa comunque è quando vai a suonare con chitarra e voce, una cosa è quando c'è tutto il gruppo, anche la comunicazione con il pubblico è diversa e anche dipende molto dal locale in cui suoni. È chiaro che quando vai a suonare in duo acustico serve un'atmosfera molto raccolta, serve un pubblico attento. Quando si creano queste condizioni è una cosa meravigliosa, forse ancora più bello che suonare con la band, forse, perché suonare con la band per me è impagabile, cioè c'è una carica, un'energia, forse è lì che do il mio meglio, anche perché sei comunque meno esposto, comunque chitarra e voce mi sento molto nuda, molto esposta, quindi ci vogliono proprio delle condizioni particolari perché io possa esprimermi al massimo e dipende molto anche dal pubblico che c'è. Quando sono con la band mi scateno, quindi ci può essere pure quello che parla, io lo sovrasto e do tutta me stessa comunque. All'Auditorium 2 anni fa, bellissimo, bellissimo, insieme a Simona Vincola, diciamo che ho aperto il suo concerto, ho fatto 40 minuti di esibizione con la band, con un pubblico attentissimo e poi era il mio sogno comunque suonare all'Auditorium, per cui ci ho messo tutta me stessa, è stata un'esperienza meravigliosa. Il mio sito che è www.aliceclarini.it e poi la pagina Facebook Alice Clarini. Dove troveranno? Troveranno tutto ciò che c'è da sapere sui miei live, su quello che sto facendo, sul sito sono caricati i video, ma si può andare anche su YouTube. E le prossime date, le dico, saranno, a parte appunto la presentazione che è il 12 maggio, lo ripeto, al Contestaccio, il 26 maggio al solito posto e poi farò 2 pezzi insieme a altri 10 cantautori all'Auditorium il 31 maggio per la serata organizzata da Giovanni Sammaritani che si chiama Per chi suona la campana. Come avviene che scrivi i tuoi brani? Allora, finora è sempre avvenuto, soprattutto nella mia stanza, in un momento di solitudine. Ho come proprio l'impulso a prendere la chitarra e mi siedo sul letto, molto spesso compongo sul mio letto, a gambe incrociate, chitarra, e comincio a suonare e a cantare insieme. Quindi molto spesso, quasi sempre, il testo viene insieme alla musica. Magari la prima strofa, poi è chiaro che ci faccio un lavoro sopra la canzone, la rielaboro e compaiono altre parole per altre strofe, il ritornello, eccetera. Però diciamo che la prima strofa e il ritornello vengono quasi sempre insieme musica e parole. I testi delle volte sono sganciati dalla musica, prima ti ho detto appunto vanno insieme, ci sono certe volte che invece la chitarra la lascio stare e mi metto a scrivere e nascono delle poesie che ho raccolto, per ora ho due raccolte, la prima è stata proprio diciamo prodotta dalla Giulio Perrone Editore, ho vinto un concorso nel 2008 e quindi mi hanno fatto uscire questo libro di poesie che si chiama Dischi Rotti.
Ci sono sensazioni e sentimenti che non so esternare e che mi disturbano e che in qualche modo devo tirare fuori. Al momento di mettere la penna sul foglio escono, cioè prima io non so che cosa sto provando, qual è il pensiero dominante, cioè è proprio un meccanismo per tirare fuori quello che ho dentro. Ci vediamo, ricordo, il 12 maggio al Contestaccio del 2016, ma chi ascolterà l'intervista in futuro e non è venuto il 12 maggio sarà addoloratissimo di non essere riuscito il 12 maggio a venire al Contestaccio. E a questo punto io ti faccio l'augurio, quello che è il super classico, che però invece di crepi tu risponderai in un modo più bello, perché io ti dirò in bocca al lupo e tu mi rispondi viva il lupo. Ti ringrazio della partecipazione ai nostri programmi, un abbraccio fortissimo e a presto. Grazie, a presto, grazie mille.